lo dico io, un super Barrichello. Sì, eravamo consapevoli già che questa partita sarebbe così difficile. Sono riuscito a dare il mio contributo per prendere questo punto importantissimo per la nostra squadra. Salite a 10 in classifica, sull'1-3 cosa hai pensato? No, l'1-3 no, abbiamo giocato bene dall'inizio alla fine della partita e quello 1-3 non meritavamo. Siamo stati bravi a seguire forte nella partita e per raggiungere questo pareggio importante. Davvero forte questo Real Rogit. Una bellissima squadra, abbiamo studiato questa squadra tutta la settimana e già sapevamo quello che dovevamo fare, però sono degli elementi fortissimi la squadra del Real Rogit. Tra l'altro nelle loro fila c'era capocannoniere dell'anno scorso. Sì, sì, Silom è bravissimo, è molto difficile di marcarlo, cioè, è una persona molto esperiente. Avete subito pareggiato 1-1. Poi peccato, avete beccato due gol che forse si potevano evitare. Sì, sì, purtroppo in quel momento non è andata bene e abbiamo subito il 2-1, che lì è difficoltato più la partita. Però siamo stati bravi per ripiarla. Ecco, fino ad ora imbattuti, bilancio, 4 giornate sicuramente positivo. Sì, sì, finora molto bene, però adesso abbiamo un'altra sfida molto importante e molto difficile, Manfredonia, che sarà sicuramente un'altra guerra, perché Manfredonia è un altro squadrone. Ecco, un'ultima cosa, in settimana il mister aveva detto dobbiamo puntare ai play-off perché solo così possiamo salvarci. Sì, questo è un campionato molto equilibrato, la Serie A2 è equilibratissima, quindi se noi riusciamo a scappare dai play-off, nel punteggio siamo lì per lottare per il playoff, quindi se noi facciamo il playoff siamo sicuramente tranquilli per la salvezza, quindi questo è l'obiettivo.